L'altro mito, poi la chiudo, è sempre quello del mito della costruzione, il mito della, cioè della, del sacrificio umano che deve essere compiuto perché un edificio possa essere costruito. Voi avrete letto Margherita Yourcenar, no? Yourcenar. Sapete che questo mito ha avuto con Yourcenar un successo straordinario. Nella tradizione balcanica, la donna murata viva che allatta il proprio figlio è il segno del massimo del sacrificio, ma siamo proprio sul limitare appunto della morte. Cioè questo è il senso profondo del mito, del mito di sacrificio. Il fatto che una persona viva possa contemporaneamente sfiorare la morte. O dall'altro punto di vista, che una persona che viene murata viva è morta, però è come se vivesse. Cioè questa doppiezza, questo doppio legame che tiene congiunti i vivi con i morti fa dell'homo balcanicus un semivivo e un semimorto. Ed è questa condizione che i Balcani vivono ancora oggi. Di questa dimensione si parla in molte di queste letterature balcaniche. Vi faccio l'esempio e la chiudo dello scrittore, del commediografo greco Xenopoulos, che ha scritto un bel testo teatrale, Il sabato dei morti, che rievoca pedissequamente il mito del fratello che risorge, cioè del morto che risorge, e che lo presenta come appunto una persona che per metà è viva e per metà è morta. È un po' la realtà dei Balcani di oggi. Io chiudo qui, vi ringrazio molto, scusatemi se sono stato sintetico, ma la colpa è relativamente mia.